Beh, siamo in chiusura di giornata e volevo ringraziare tutte quelle persone che mi hanno espresso una grande solidarietà sul post dove abbiamo chiuso le villette. Abbiamo chiesto la chiusura completa, totalitaria di tutte per 15 giorni tutte le attività, perché secondo me questi comportamenti a metà non portano a niente. Tra l'altro, i commercianti già sono in sofferenza e noi abbiamo il compito, il ruolo, il dovere come istituzione di stare vicino a loro attraverso i comportamenti certi, una politica sana, una politica corretta. E io devo dire che appena abbiamo lanciato questo messaggio dove chiedo l'unione di tutti i commercianti della città di Gaeta per poter far fronte tutti insieme, proprio come una grande famiglia, una grande comunità a questo momento difficile, oggi gli amici di Corso Cavour, tutti i commercianti di Corso Cavour, hanno già detto siamo presenti, e quindi oggi hanno aderito alla possibilità di anticipare la chiusura, quindi di lavorare solo la mattina, tenere aperto solo la mattina e chiudere nel pomeriggio. Di questo veramente ne sono grato. Siete veramente parte attiva di un territorio, il senso di appartenenza a una città, il senso di appartenenza al Golfo di Gaeta. E di questo voglio ringraziare ovviamente Raimondo Sasso, che è rappresentante in rappresentanza di tutti i commercianti di Corso Cavour, oggi è venuto a darci questa bellissima notizia. Non sto fingendo, veramente grazie, sono Il contentissimo, dovere. perché sentire i commercianti non a fianco di Cosimino Mitrano, ma a fianco delle istituzioni, a fianco della città di Gaeta, per dare un messaggio e per aiutare tutti a superare questo momento difficile, è una bellissima iniziativa. Credo che mi sia doveroso lasciarti la parola. No, è un dovere. A seguito della conferenza del sindaco non potevamo non usare il buon senso. E per cui mi sono preso la briga di girare tra i colleghi e devo dire che ho trovato veramente un'atmosfera di solidarietà enorme, per cui possiamo ufficializzare che la gran parte, se non tutti, i commercianti di Corso Cavour domani, da domani fino a data da stabilire, resteranno chiusi. Apriremo la mattina, garantiremo i servizi dalle 9 alle 14, giù di lì. Ovviamente abbiamo anche dato i numeri di telefono in modo che se una persona, chiunque, diciamo più che altro disabili, gli anziani hanno bisogno, fino alle 20 di sera porteremo la spesa a Bella, casa. bella Questo è il nostro iniziativa. dovere, non c'è niente da ringraziare, è il Bella minimo che si possa fare. iniziativa. Bene, bene. Sono anche soddisfatto, veramente soddisfatto per la vostra iniziativa. Che dire, stavo facendo un ragionamento mentre prima il sindaco è intervenuto. In buona sostanza, dove il governo nazionale ancora non è arrivato, ci siete arrivati voi. Ci siete arrivati voi, cioè avete anticipato quello che probabilmente magari succederà, però ci siete arrivati prima voi, grazie all'appello, insomma, che è stato fatto questa mattina dal sindaco. E quindi noi come amministrazione l'unica cosa che possiamo fare è farvi un plauso, ringraziare veramente, perché con la vostra azione, cioè col vostro sacrificio, perché questo poi sostanzialmente è un sacrificio, significa tenere chiuso il negozio, significa non avere la possibilità di lavorare, e con il vostro sacrificio voi però tutelate non solo voi stessi e i vostri dipendenti, ma tutelate tutto quanto la città di Gaeta e tutti i nostri cittadini. Quindi un applauso grandissimo a voi e complimenti veramente. Riferirò senz'altro, ma era da fare, assolutamente, l'hai detto, per tutelare i dipendenti. Abbiamo, per esempio, nel mio caso 4 dipendenti, ma chi ne ha più, chi ha meno dipendenti, non potevamo assolutamente tenerli 8 ore esposti. E prima guariamo, prima passa il contagio, Certo, prima incassiamo, cioè questo discorso proprio da il piccolo ma imprenditore che questo sono. è un discorso sano, corretto, che io tra l'altro ho già fatto. Questo momento di confusione, di incertezza, comunque sta creando un danno enorme all'economia. Non è solo il coronavirus, ma anche i suoi comportamenti. E quindi questo momento, come dicevi anche te, forse è meglio arrivare a un fermo totale e poi ripartire con forza. Perché prima mi piaceva una considerazione. Tra qualche mese c'è l'estate, Quello. quindi il danno lì sarebbe irreversibile e irreparabile. Perderemo tante imprese, perderemo tanti posti di lavoro. Quindi è bene che ci sia ancora una volta questo invito. Io sono con tutti quei sindaci d'Italia, so che alle 19 il sindaco di Messina, l'ho sentito, si collegherà su Facebook, darà proprio la notizia che praticamente inizierà tutto un percorso per la chiusura di tutte le attività, una cosa sulla quale ci sto pensando fortemente, anche se i DPCM mi vietano di fare ordinanza, ma io ho quella follia che mi contraddistingue, perché voglio troppo bene alla città, ai cittadini, al territorio. E poi voglio fare un invito, lo voglio estendere a tutti i commercianti di Gaeta.
a sposare questa iniziativa. Cerchiamo tutti insieme di seguire la linea che stanno seguendo i commercianti di Corso Cavour. Cerchiamo di autoregolamentarci, cerchiamo di anticipare la chiusura, cerchiamo di dare un segnale, cerchiamo di essere comunità, di uno spirito di appartenenza al territorio, perché questa è la nostra forza, ma non è la forza di Gaeta, deve essere anche la forza di tutte le città del Golfo. Le attività commerciali sono parte cromosomica integrante di un territorio. E poi l'ultimo appello, ovviamente, lo voglio dirigere alla direzione provinciale della ASL. Da più di 10 giorni sto stimolandoli ad aprire e a dare corso, a mettere in piedi, ad allestire gli ex presidi ospedalieri, dal Di Liegro a quello di Fondi a quello di Terracina. Non sappiamo cosa succederà. Sicuramente ancora non si vede il cielo, non si vede una serenità, quindi è bene che ci prepariamo, perché riattivare quel reparto di malattie infettive con le camere pressurizzate è importante. Ho sentito Casati, l'ho detto da qualche settimana, ho sentito anche altri medici e devo dire che qualcosa si sta muovendo. Bravi, grazie. La solidarietà e lo spirito di lavorare tutti insieme, anche nelle difficoltà, ad essere costruttivo, è quello che ci deve contraddistinguere per uscire da questo momento terribile. Se ci fermiamo tutti insieme, ripartiremo tutti insieme. Buona serata a tutti. Buonasera.